questa mattina la Sever ci ha comunicato che non riconfermerà 47 lavoratori somministrati a cui scadevano il contratto oggi. Al loro posto arriveranno 47 lavoratori da altri plant in prestito. Fermo restando che noi in questi anni abbiamo sempre fatto solidarietà con gli altri stabilimenti, quindi non siamo contro questi lavoratori, ma nel passato questi lavoratori arrivavano per ampliare l'organico della Sever insieme, no, ai somministrati. Questa volta, per la prima volta in 40 anni, c'è una sostituzione di nostri lavoratori con questi lavoratori. Non capiamo questa decisione, anche perché la Sever già ci ha comunicato che nei prossimi mesi si amplieranno i turni per l'aumento dei volumi da parte del Ducato in Europa, e quindi non capiamo questa decisione in questo momento, visto che potevamo tranquillamente aspettare un mese e vedere quello che succedeva. Soprattutto in questo periodo di pandemia non è giusto che i lavoratori della nostra zona, giovani, perdano l'unico appiglio che avevano per sperare di costruirsi una vita e quindi ripartire da zero. Dall'altra parte abbiamo chiesto anche a Sever di prendere un impegno, di scrivere che questi lavoratori sarebbero stati i primi a essere riassunti, e non è stato possibile nemmeno questo. Quindi noi come sindacato siamo contrari a questa decisione. Nei prossimi giorni continueremo a insistere anche con i nostri nazionali affinché venga sanata questa situazione. Non vogliamo mettere i lavoratori l'uno contro l'altro, però pensiamo che in questo momento, in questa piena pandemia, per la nostra zona è determinante tutelare i posti di lavoro, quindi perdere 50 posti di lavoro non va bene al territorio, non va bene a tutto l'Abruzzo, quindi speriamo che anche la politica su questo si faccia sentire, perché non possiamo essere gli unici baluardi della difesa dei posti di lavoro. Canta per tempo.